A proposito di input, andiamo al titolo nel mirino della settimana. Oggi hai scelto General Electric e allora una multinazionale statunitense fondata nel 1892, attiva nel campo della tecnologia e dei servizi. Ho letto una curiosità, secondo la classifica stilata da Fortune nel 2016, si trattava della 26esima compagnia al mondo per fatturato. Allora, detto questo, perché hai scelto il titolo e poi andiamo a vederlo graficamente. Beh, innanzitutto per le varie curiosità che può destare un titolo monster come General Electric, invito chi ci ascolta a cercare anche semplicemente su Wikipedia, perché General Electric ha una storia affascinante sulla quale si potrebbe fare un film. Il titolo l'ho scelto sia perché andiamo su un anticiclico, quindi un titolo difensivo, ragione per la quale nel medio-lungo periodo potrebbe performare molto meglio rispetto a un eventuale debacle degli indici. È una conglomerata che chiaramente ha una serie di società che operano ovunque, sanità, immobiliare e così via. Tempo fa ci fu uno studio per cui si vedeva che ogni dollaro speso da un americano, un centesimo andava a General Electric, qualsiasi cosa comprasse il cittadino. E quello per cui poi l'ho scelto ovviamente sono situazioni di analisi tecnica che possiamo vedere nei due grafici, magari se possibile partendo dal time frame mensile, perché ci mostra secondo me la situazione di lungo periodo dando un quadro abbastanza evidente, ossia dai minimi del 2009, quindi Lehman Brothers e così via, tutta l'area dai 40 in su è un'area supportiva di bottom dalla quale General Electric ha sempre rimbalzato. Ossia, rispetto ai massimi, vediamo a 480 dollari del 2001 sulla parte sinistra del grafico, si è arrivati in area 40 e poi 50, e tutta quell'area è un'area dove il mercato compra General Electric. E anche nella parte destra del grafico vediamo come quell'area sia stata nel 2021 e nel 2022 poi un'area che ha dato impulsi rialzisti. Quindi siamo su un livello dove comprare General Electric può essere interessante vista l'area e vista la lontananza dai massimi assoluti. E sul time frame successivo, e mi riferisco in questo caso al weekly, c'è qualcosa che secondo me è estremamente interessante. Qualcosa che è estremamente interessante perché si è venuto a formare, e io ho lasciato la banda in giallo in basso, quindi l'area supportiva, si è venuto a formare un doppio minimo nella parte dei 60 dollari durante il 2022 e poi avevamo la resistenza agli 80 dollari che è stata rotta al rialzo. Quindi per tutto quest'anno noi vediamo come General Electric, a differenza del mercato, sia salita. Quindi già questo ci fa ben capire come siamo di fronte a un titolo decorrelato. Quella resistenza adesso è un'area supportiva, oltre a essere una soglia psicologica in quanto cifra tonda. Quindi un retest in area 80, secondo me sarebbe, in ottica chiaramente di medio periodo, di portafoglio, sarebbe un livello molto molto interessante per l'acquisto del titolo con target in area 120 nel medio-lungo periodo. Quindi credo che un titolo decorrelato, anticiclico, difensivo a questi livelli Infatti. Ne sia abbiamo parlato più interessante da volte, monitorare. insomma, in un momento di mercato turbolento, andare a scegliere quei titoli che ovviamente non seguono, detto proprio banalmente, l'andamento generale, del mercato stesso.